Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Sono temi complessi dove non deve prevalere la, diciamo così, le pressioni che a livello europeo avvengono da parte delle grandi lobby. L'ETA vincerà la sua sfida e l'Europa vincerà la sua sfida, sarà in grado di cambiare e di ritornare alle origini. L'Europa è nata su altre basi, su basi popolari, sul rispetto della gente, senza premiare necessariamente le lobby, ma al contrario difendendo gli interessi veri dei cittadini. Siamo poi passati a una fase in cui le lobby comandavano e imperavano all'interno della Commissione europea e nessuno era in grado di opporsi, l'Italia in modo particolare subiva anche le lobby degli altri paesi, noi oggi ci dobbiamo svegliare e ricordarci chi siamo. La considerazione è che il nostro gruppo in questa circostanza esprime la soddisfazione di vedere riconosciute le proprie posizioni che da anni ha rimarcato sia all'interno dell'Aula, sia di Camera che di Senato, sia davanti all'opinione pubblica sulle criticità che manifesta questo tipo d'Europa. Signor Presidente del Consiglio, lei oggi ha già sentito molti consigli, molte precisazioni. Quindi io la vorrei distrarre con un solo numero perché lo trovo significativo e di oggi, e poi con un breve ragionamento che vorrei condividere con lei più sull'approccio che non tanto sulle tematiche specifiche. Onorevole Letta, non è l'Europa che si immaginavano Schuman, De Gasperi, Konrad Adenauer, e probabilmente non è nemmeno la stessa Europa che si immaginava il presidente Colombo. Senza la politica, senza la sensibilità della politica, difficilmente si possono mettere in campo delle politiche che siano realistiche. E quello che le voglio dire è che purtroppo la mia impressione, la nostra impressione, è che questa Europa è un'Europa che purtroppo ha perso qualcosa di importante, ha perso l'anima. Parlo anche di quel dissolvimento, almeno apparente, di quelle che sono le nostre storie, la storia dei nostri territori, la storia di quelle sensibilità sociali che non sono più così riconosciute e riconoscibili. L'attuazione dei trattati costitutivi dell'Unione Europea richiederebbero che venisse ripensata in generale la rappresentatività veramente delle popolazioni degli Stati membri, in modo che sia davvero un'evoluzione, addivenga una evoluzione dell'Europa come rappresentanza davvero dei popoli, con una condivisione vera di tutti i cittadini. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.